Le malattie cardiovascolari costituiscono la principale causa di morte nel mondo. Esiste una differenza di genere tra uomo e donna nelle patologie cardiovascolari. Le donne sono scompensate più anziane, più diabetiche, più ipertese e hanno una prognosi scadente legata a tutte le problematiche associate. Tra i fattori di rischio noi abbiamo dei fattori di rischio non correggibili, quali l'età, il sesso e la familiarità, e dei fattori di rischio che sono correggibili. Ipertensione, fumo di sigaretta, diabete e dislipidemia. È necessaria un'attività fisica nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, così come una dieta, specie la dieta mediterranea, cioè una dieta ricca di frutta e fibre e povera di sostanze grasse. Questi sono tutti elementi che riducono la formazione dell'aterosclerosi e quindi l'ostruzione a livello delle arterie, che è la principale causa di quello che è l'infarto del miocardio o anche dell'ictus cerebrale. È importante non sottovalutare i sintomi, e i sintomi sono quelli da riferire al medico di medicina generale. Quindi le donne con gambe gonfie, con mancanza di fiato e con cardiopalmo devono rivolgersi al proprio curante. Le donne, finché sono in età fertile, hanno un ruolo protettivo degli estrogeni, ma ovviamente la menopausa determina un sovvertimento. Faccio l'esempio del trapianto cardiaco, l'ultima delle terapie, che prevale nettamente negli uomini rispetto alle donne. Perché le donne vengono trapiantate di meno? Perché i donatori donna sono inferiori in numero? E poi perché hanno una prognosi più scadente, questo onestamente non si conosce, nelle donne trapiantate rispetto agli uomini trapiantati.